Grazie mille Paola per il tuo intervento. Adesso passo la voce ad Angelo Camerlenghi che ci presenta il trailer di un film. Un film su una persona, una donna, una geologa che può essere per molti di noi un role model. È una donna che veramente ha dato un contributo fondamentale alla geologia italiana. Io l'ho incontrata solo una volta nel 2013 e mi è rimasta molto impressa. Immagino che impatto avrà avuto sulla vita di Angelo, che è stato uno dei suoi allievi. Angelo, ti do la parola, grazie. Grazie Ilaria. Io sono un allievo di Maria Bianca, vero? Uno di quelli che ha avuto poi la fortuna di continuare a sviluppare una carriera in ambito di ricerca. Lei era una ricercatrice, una professoressa, io ho seguito un po' le orme. Per introdurre il video che vedremo fra poco, adesso. Vorrei parlarvi di Maria Bianca che è stata definita spesso, propriamente o impropriamente, come la signora degli abissi, la Silvia Erle italiana. Silvia Erle è una oceanografa, biologa, botanica che si è immersa nelle acque del Pacifico, dell'Oceano Indiano e tutto il mondo. Proprio vi racconterò la mia impressione dal punto di vista dell'allievo. L'allievo con l'alternanza generazionale, no, tra maestro e allievo che ricorre nella vita di Maria Bianca, cita anche nelle sue memorie come iniziò la sua carriera con il professor Desio, primo professore del corso di geologia a Milano, nato nel 1943 assieme a quello al corso di Padova, dove Maria Bianca Cita era una di due studenti, gli unici due studenti del primo corso, erano lei e un prete friulano. Durante la guerra, 1943, sono riusciti a frequentare, le lezioni spesso venivano offerte al Politecnico di Milano, e Maria Bianca andava lì, faceva anche l'assistente di Desio, e così è partita la sua carriera, che poi si chiude, diciamo, con l'ultima pubblicazione, dopo lo citerò. Dove Maria Bianca scrive un articolo su Desio, pubblicato nel Rendiconti dei Lincei. Allora, di geologia, quando mi sono iscritto, non sapevo nulla, tutto era una novità. A un certo punto ho visto alla televisione una intervista di Luciano Lispoli, forse qualcuno se lo ricorda, su una micropaleontologa che era Maria Bianca Cita. E l'impressione che ho avuto da studente era di una donna distaccata, elegante, formale. Un incontro che, devo essere sincero, non mi ha convinto molto, no? Poi la micropaleontologia non era assolutamente nei miei piani. Poi per caso un giorno vado a visitare degli studenti che facevano la tesi in Valvenì, erano studenti di Maria Bianca Cita, li vedete in questa fotografia. Tra l'altro voglio fare i nomi: Alberto Malinverno, Cristina Broglia, Paolo Calcaterra e i compianti Massimo Giambastiani e Aldo Baraldi. Faccio amicizia e un giorno, tornato a Milano, mi chiamano, mi presentano alla professoressa. Io non l'avevo conosciuta. Questa fotografia non è mia, io non l'avevo vista sul terreno così. Non sapevo nulla di mare e lei mi invita a far parte di una spedizione oceanografica e mi ha invitato basandosi esclusivamente sul parere dei suoi studenti, quindi un atto di fiducia per uno del primo anno di geologia. E prima di congedarmi mi ha detto: ricordati che si può sbagliare, anche una o due volte, facendomi intendere che la terza no, però questo si può sbagliare, mi ha molto rassicurato e l'ho trovato un modo molto efficace per farmi sentire a mio agio. Da allora ho cominciato a capire con che persona avevo a che fare, perché ci siamo ovviamente frequentati sia andando in mare che nel lavoro di preparazione delle campagne in laboratorio, e mi sono accorto di una persona brava, bravissima, sicura di sé,
stimata nel mondo, ma tutto sommato sola dal punto di vista professionale in Italia nel farsi strada nella disciplina della geologia marina. Non si è occupata solo di geologia marina, ma ha fatto molto per la geologia marina. Però con tanti amici e bravissimi colleghi, soprattutto alla Mondo Ortigeological Observatory, alla Columbia University, allora si chiamava così, e tanti altri in giro per il mondo che hanno partecipato assieme a lei a far crescere una generazione di ricercatori ancora presenti in tutto il mondo. Aveva imparato da loro, da questi colleghi americani, lo dice anche nelle interviste, andando a bordo della Glomar Challenger, la nave da perforazione, mitica, devo dire, all'interno del Deep Sea Drilling Project, intuendo che alla fine degli anni 60 quel progetto avrebbe rivoluzionato la conoscenza e la storia del nostro pianeta, sia dal punto di vista della stratigrafia, della paleoceanografia, della tettonica, poi dopo della pericolosità in ambiente sottomarino. E lei doveva esserci, no? Non poteva perdersi questa opportunità che le avevano dato. In Italia, poi, no? Dopo la scuola americana, diciamo così, ha operato principalmente a bordo dell'altra mitica, anche se è una scala un po' diversa, nave Bannock del CNR, l'ammiraglia oceanografica italiana. Qui la vedete però più avanti, negli anni 2000, quando è passata alla Guardia Costiera. E a bordo di questa nave era rispettata come nessun altro, questa donna, signora milanese, come la chiamavano a bordo. Quando arrivava lei con i suoi studenti, lì ne vedete un po', li portava a bordo, in maggioranza eravamo studenti, poi c'erano dei colleghi che aiutavano su qualche area specialistica. Erano tutti a sua disposizione, dai marinai agli ufficiali al comandante, tutti le portavano un grande rispetto. A bordo della nave, come in laboratorio, durante le fasi di preparazione della spedizione, non era affatto distaccata e formale, come era stata la mia primissima impressione. Parlava, coinvolgeva, collaborava con tutti. Ogni carota che veniva portata a bordo veniva aperta, era un'occasione per spiegare, insegnare, discutere. Si fidava di noi giovani, si fidava, che eravamo molto giovani, per le questioni tecniche di posizionamento, di assemblaggio dei carrottieri, e sapeva come riconoscere gli sforzi non indifferenti di quelle spedizioni. Li vedete, ci lasciava fare i tuffi, una cosa che adesso sarebbe veramente fuori legge. Lei la vedete lì in un angolo a sinistra che guarda divertita, oppure nelle feste di fine anno con gli aperitivi che faceva il mitico Giambastiani. Lì la vedete a fianco del Nostromo, quasi gomito a gomito, e in questa fotografia vorrei dire, le riconoscerete voi, c'è la futura presidente della Società Geologica Italiana e il futuro presidente del CONISMA, il Consorzio Interuniversitario per le Scienze del Mare, ma sarete voi a riconoscerli nella fotografia. Nel tempo breve, relativamente breve, di collaborazione per tesi di laurea, poi il master sono andato via, poi il dottorato, l'ho vista compiere una serie di scoperte scientifiche, veramente scoperte scientifiche, secondo me basate sul suo straordinario intuito per la geologia. I bacini anossici, questi Deep Sea Brine Lakes che abbiamo scoperto a bordo della Bannock e che poi hanno generato decine e decine di articoli scientifici, spedizioni da tutto il mondo, di gente che poi aveva la tecnologia che a noi mancava, cioè i ROV, i campionatori, la microbiologia, i vulcani di fango, scoperti, il Mud Volcano Belt del Mediterraneo orientale, scoperto da noi, mi ricordo ancora quando, su una campagna oceanografica della Bannock, e la megatorbidite omogenite attribuita all'eruzione minoica di Santorini, che poi è stata, è vero, ricollocata nel tempo e quindi non più correlata all'eruzione di Santorini, però tutti i processi che le hanno portato alla deposizione, definiti da lei, da noi nel gruppo di lavoro, rimangono ancora. Quindi un incubatore, direi, la professoressa Maria Bianca cita, un incubatore di linee di ricerca che si sono poi propagate a livello globale. La più grande battaglia scientifica, ovviamente, che ha condotto, però, credo, nella sua carriera, è quella della formulazione e poi la sua difesa della teoria del dissecamento del Mediterraneo durante la crisi di salinità.
che era nota da tempo, e quindi secondo lei e coautore Bill Ryan e Ken Hsu, che vedete qui, riuniti nel 2013 a Brisighella, all'inizio di un workshop per la perforazione oceanica. Questa teoria implicava due cose straordinarie, a tutt'oggi non universalmente accettate. Uno, che il livello del Mediterraneo durante alcune fasi della deposizione evaporiti si è abbassato ben oltre le variazioni eustatiche del livello del mare, e due, come conseguenza, che la fine della crisi di salinità è avvenuta per una mega alluvione entrata da Civilterra. Questa teoria ha avuto uno straordinario successo tra gli studenti, nella comunità scientifica, ma non solo. Questo mi fa dire che lei dove è stata ha lasciato proprio un segno anche attraverso, come in questo caso, le controversie scientifiche. Questo non deve, secondo me, né stupire né allarmare, perché la controversia, credo che sia inutile dirlo, però lo dico, è il sale della scienza con cui tutti noi che facciamo scienza dobbiamo saper convivere anche di fronte all'opinione pubblica. E qui vedete l'impatto di quella teoria in un'illustrazione famosa in America su un periodico, The Atlantic Monthly dell'86, e addirittura lo Stato di Gibilterra, che ha coniato nella sua storia di Gibilterra il primo francobollo, è 5 milioni di anni fa, le cataratte di Gibilterra. Curioso. Allora, la sua ricerca, l'impatto della ricerca di Mare Bianca Cita è veramente vasto e multidisciplinare. Lo vedete qui, questa è la nuvola dei termini contenuti nelle più di 100 pubblicazioni, 111 su Scopus, che ha prodotto. Domina il Mediterraneo. Io vorrei dire che Mare Bianca Cita è la signora del Mediterraneo. Non ci sono, non scompare la crisi di salinità del Messiniano, o le evaporiti, non spiccano. In effetti lei si è occupata di tante altre cose. Io direi la stratigrafia, prima di tutto, la sedimentologia, il neogene, il mare profondo, specialmente il Mediterraneo, ma non solo, perché si è immersa nell'Atlantico alle profondità abissali con l'Alvin. La tettonica, si è occupata di tettonica, di fluidi, quando ancora non tanti parlavano di circolazione di fluidi nei sedimenti marini, tsunami. E alla fine poi è approdata anche all'antropocene, questo proprio alla fine, recentemente, quando era ancora attiva scientificamente. Quindi una scienziata moderna, versatile, aperta e soprattutto innovatrice. Però vorrei dire che se dovessi scegliere un argomento che forse ha avuto il maggiore impatto, un po' dal punto di vista sempre mio soggettivo, è quello che ha fatto per promuovere la partecipazione italiana al programma di perforazione scientifica dei fondali oceanici. Adesso IODP, lei assieme a Antonio Praturlon del CNR, hanno fatto in modo, dai suoi racconti anche un po' rocambolescamente, che l'Italia aderisse al consorzio europeo di adesione al programma ODP, allora nel 1985, quando l'unica nave da perforazione era la JOIDES Resolution. Poi dopo, con l'evoluzione, sono arrivate le Mission Specific Platform, la CQ, e bisogna dire che Mare Bianca Cita non è più stata a bordo delle navi da perforazione, per cui tutto quello che ha fatto per far entrare l'Italia nel progetto, poi con tutto quello che hanno fatto i successori, Isabella Premoli, Elisabetta Erba, eccetera, per gestire la partecipazione italiana, lei l'ha fatto in modo altruistico, dal mio punto di vista, non per sé, non per la sua ricerca, ma per quella degli altri. Ancora adesso siamo in tanti a beneficiare di questa iniziativa importantissima di Mare Bianca Cita. Con questo vi ringrazio, vi auguro buona visione e vorrei mandare un caro saluto a Mare Bianca, che spero ci possa seguire da casa. Lei non lo sa, ma io quando ho cambiato completamente le mie priorità, la mia concitaggine,
è stato quando io ho incontrato la geologia marina. La Glomar Challenger era la più grande nave da perforazione, l'unica che esistesse al mondo. Io sono andata la prima volta nel 68 e sono stata la prima non americana. Come mai hanno invitato me? L'ho saputo dopo, a posteriori, dopo un bel po' di tempo. Certo, io conoscevo i fossi e quindi li ho determinati. Lei ha anticipato quella che è la geologia moderna. Tornata indietro dico, oddio, questa è la nuova frontiera della geologia. Lavorare sul terreno, andare, va benissimo, l'ho fatto, ma se uno va in mare c'è tanto di più e di nuovo da scoprire che perché no? E sono stata fortunata perché io avevo chiesto il leg che aveva meno giorni. E subito dopo, 2 anni dopo, è venuto il famoso leg 13 nel Mediterraneo, che ha avuto un grossissimo impatto anche sulla popolarità del progetto, perché questa scoperta non prevista e assolutamente straordinaria della crisi di salinità del Messiniano ha dato luogo a una grande campagna di supporto. Uno vede che ci sono delle cose ancora da scoprire importanti. Is unique. I don't think of comparing her to others. I think she's up here and all others have to earn their way up to her. Il Messiniano in totale è why not? Perché non è, perché non può essere così? Io sono stata 2 volte con l'Albi, nel 78 e nel 77. Soprattutto nelle immersioni profonde, quando si arriva in fondo al mare e cambia completamente l'ambiente. Ho visto delle cose stupende. A livello internazionale era vista come una grandissima ricercatrice, una grandissima persona. La scienza è scienza, eh? Quando uno ha l'occasione di andare sull'Alvin e ci va. Maria Bianca Cita is my most important teacher in life. Grande rispetto da parte di tutti, anche i suoi antagonisti, perché le sue interpretazioni, le sue teorie tuttora non hanno un consenso unanime, cosa che tra l'altro è abbastanza normale in geologia. Maria Bianca Cita era vista bene da quelli che hanno capito che cos'è una vita da ricercatore. Io ho tirato troppo. Ho tirato troppo, non ho saputo, non so. Non so perché, capisce, l'essere arrivata così e perdere tutto per un pugno di mosche in mano, non lo so. Abbiamo qui con noi anche il regista del trailer, al quale poi faremo alcune domande perché dopo aver visto le immagini io ho delle curiosità che può soddisfare solo lui sul perché un regista sia così appassionato alla Signora del Mediterraneo. Io ho subito una domanda per te, ma quanto Sì. devi essere appassionato di geologia per cercare di fare un documentario su Bianca Maria Cita? Maria Bianca Cita. Quanto devo essere sincero? Tanto, tanto. Sinceramente zero, se devo dire la verità. No, nel senso che allora, appassionato di geologia, no, di sicuro, o perlomeno non lo ero inizialmente. Nel senso che, vabbè, io in questi anni ho iniziato ad apprezzare alcuni lati della geologia,
soprattutto quelli per me comprensibili, quindi pochi perché non ho fatto studi scientifici, grazie ad un amico, grazie a Filippo Camerlenghi, la persona con cui tra le altre cose sto portando avanti insieme questo progetto e da cui è nata poi appunto l'idea. Quindi la verità è che io fino a 10 anni fa non sapevo nulla di geologia. Per me la geologia erano i sassi. So che sto per dire, ho detto una parola apposta un po' provocatoria, so che per un geologo è quasi blasfema come parola. E quindi niente, mi sono avvicinato grazie a Filippo, una decina d'anni fa, forse qualcuno in più, per altre questioni di lavoro, e da lì ho un po' iniziato ad avvicinarmi al mondo della geologia. Poi, insomma, ovviamente quando si lavora in un certo ambito, poi anche un po' per passaparola, ho iniziato a lavorare per le GU, ho fatto dei lavori per le GU, poi per OGS, poi ovviamente di recesso mi sono avvicinato alla società geologica e poi negli ultimi 3-4 anni, sia con Elisabetta Erba, Stefano Poli e Luigi Bignami, abbiamo fondato On the Rocks, che è il primo film festival di geologia, o comunque diciamo legato al mondo della geologia, dove sono persone che sia appassionati e persone che lavorano nell'ambito della geologia possono mandare i loro video, i loro film che realizzano in questo ambito. Quindi la domanda è: quanto sono appassionato? Poco, anche perché un po' il mio mondo è un po' insomma, diciamo che la geologia è tutto, lo dico da persona che non ne capisce tanto, è tutto così fermo, così lento, nel mio lavoro tutto deve viaggiare veloce, tutto in movimento, quindi devo dire che, anzi, forse questa abbinata da un certo punto di vista mi piace. I famosi tempi geologici, ma in realtà in geologia succedono delle cose molto veloci, esatto. È che noi studiamo il tempo, e a proposito di tempo, so che tu hai tantissimo materiale, che hai girato intervistando la professoressa in varie occasioni. E quindi come sarà questo documentario? Qual è il futuro di questo documentario? Ma allora sì, guarda, se vogliamo parlare del materiale, allora ti dico subito che, appunto, come viene scritto alla fine del trailer, l'intervista è stata fatta a cavallo tra il 2015 e il 2016, e insomma in più giorni, in più ore di ripresa, insomma siamo andati parecchie volte a casa della professoressa Cita a Milano a fare le riprese per queste interviste. Al di là del materiale, appunto, che abbiamo, l'intervista esclusiva che abbiamo noi con la professoressa, siamo, grazie anche alla famiglia, siamo riusciti ad avere del materiale molto interessante, perché è del materiale girato ancora in 8 mm sia dalla professoressa che dal marito durante viaggi di lavoro, missioni, e quindi è molto bello, si vede anche nel trailer, c'è questo fascino, no, del fatto di ripercorrere varie fasi poi di una persona, perché all'interno del trailer appunto vediamo lei in questi filmati in 8 mm, poi ci sono delle interviste degli anni 90 e poi appunto il nostro materiale che abbiamo girato. Come sarà il futuro? Il futuro sicuramente sarà quello di raggiungere, chiudere le interviste che ci mancano, abbiamo ancora delle persone da intervistare e poi di montarlo, ecco, questo un po' sarà il futuro di questo documentario. Senti, un'ultima domanda, una curiosità personale, secondo me una delle parti più belle di questo trailer è proprio il finale. E perché? Perché ci fa vedere questa super donna, questa signora del Mediterraneo, in un lato molto umano, quando dice rimanere con un pugno di mosche, non so, tu come l'hai interpretato da profano della geologia, come l'hai interpretato? Allora, ci tengo a precisare subito che... Vabbè, è una... effettivamente questa parte del trailer è una parte effettivamente abbastanza controversa, nel senso che da quando abbiamo iniziato a mostrare il trailer, inizialmente ovviamente all'interno di una cerchia di persone conosciute, poi l'anno scorso all'evento finale della Coast Action MedSalt a Pirano, ovviamente questa cosa ha creato un po' di,
di spaccature, nel senso che ci sono persone che trovano quella frase in una forma di debolezza. Invece poi persone che vedono questa frase finale come un momento di apertura, di distensione, no? Anche un momento abbastanza, cioè molto umano, proprio di apertura nei confronti delle persone che ti stanno anche guardando, no? Io personalmente la trovo quella frase una lezione più di vita, no? Cioè, non, è più una frase, non, forse non da scienziato, cioè l'aspetto non è quello scientifico, ma è quello più umano di una persona che ha vissuto la sua vita e che si pone questa domanda. Vi dico già, insomma, io ovviamente ho tutta la visione del materiale girato, quindi vi faccio un po' di spoiler, vi dico che non c'è effettivamente una risposta vera e propria a questa domanda. Cioè, la professoressa poi non dà una risposta. Io Ma credo. penso non ci sia la risposta, No, però infatti. è bello che venga messo in luce il lato umano di una persona che per noi geologi è un po' sul piedistallo, nel senso una persona che tutti gli studenti di geologia conoscono di nome, abbiamo letto le sue pubblicazioni, c'è chi ha avuto la fortuna di incontrarla ed è rimasto come me proprio affascinato da questa persona, chi ha avuto la fortuna di lavorarci, lei è veramente per noi geologi in Italia e anche all'estero un personaggio, quindi secondo me rivelare anche il lato umano è un aspetto bellissimo. No, ma infatti guarda, ti dico, io credo fortemente che la risposta a questa domanda sia dentro ognuno di noi, o perlomeno che non ci sia una sola risposta a quella domanda, ma credo che ognuno di noi abbia la sua risposta a quella domanda, no? Anche perché giustamente come dicevi tu, sul lato umano, alla fine la mia idea di documentario non vuole essere un approccio quello del documentario solo cronologico, cioè dello spiegare che cosa ha fatto la professoressa Maria Biancacita, o strettamente documentaristico o descrittivo. Cioè, la mia idea è quella di mostrare proprio la persona anche dal punto di vista umanistico, no? Quindi far vedere chi è stata Maria Biancacita come donna, ecco. Certo, e vorrei sapere Angelo cosa pensa di questa domanda alla fine. Io, un po' come dice Luca, abbiamo fatto lunghe conversazioni anche con altri colleghi. Io penso, prima o poi tutti ci arriveremo a tirare un po' le fila di come abbiamo vissuto. E io penso che non esista vita senza dubbio, per cui che una persona esprima un dubbio a un certo punto, anche più volte, lo trovo assolutamente normale. E quindi accettabile. Io credo che sia un tono di umanità all'interno del documentario, come sarà, ovviamente questo è un trailer molto importante, perché poi alla fine uno è un grande scienziato, però dietro, come sempre, lo sappiamo, è una persona, un uomo, una donna, e lei lo dimostra. Certo. Non so se anche Paola vuole dire qualcosa. È la prima volta che Paola Vannucchi vede questo trailer, quindi sarei curiosa di sentire le sue impressioni a caldo. È un bellissimo documento, mi è piaciuto molto. Io ho incontrato Maria Bianca quando ero appena laureata e anche Angelo, per la verità, appena laureata, con una grandissima passione per la geologia marina. E come ti avevo detto, le scrissi questo fax dicendo ci sarebbe possibilità di venire a un meeting di ODP, al tempo si chiamava ODP. E lei mi disse: sì, guarda, vieni pure, stiamo partendo da Milano. E quindi era in Svizzera questo meeting. E io andai, non la conoscevo, andai con lei e con Isabella, Isabella Premoli e Elisabetta Erba. E mi si aprì un mondo, cioè proprio che rappresenta tuttora la mia più grande passione. Bellissimo documentario, grazie. Grazie. E Silvia, che ne pensi? Bellissimo, io conosco Maria Biancacita di fama, non ho mai avuto il piacere di incontrarla, i miei colleghi invece sì,
come Alina Polonia, quindi però sì, come gran... io non sono geologo poi oltretutto, quindi non sono cresciuta in questa leggendo i suoi articoli, però ho avuto modo di apprezzarla attraverso le parole dei miei colleghi e poi insomma quando ho avuto modo di vedere i suoi lavori. Io apprezzo tantissimo invece la frase finale, proprio perché, come dicevamo prima, questi modelli non devono essere irraggiungibili, sono umani, quindi se devono essere di ispirazione, devono essere di ispirazione anche per i loro lati umani, quindi è importante far vedere che ci sono appunto questi tubi o questi rimpianti, non so, io quando l'ho sentito, non conoscendo il retroscena, ho pensato che fosse un rimpianto, magari per un qualcosa che non era riuscita a fare o che certe sue interpretazioni che non erano state condivise, non lo so. La mia prima impressione è stata quella. Comunque, bellissimo far vedere appunto questo, che si può sbagliare una volta, si può sbagliare due volte, la terza no, però insomma, anche quando Grazie. tutto bene nella tua vita, rimangono sempre comunque dei dubbi, delle incertezze e delle fragilità che ci rendono quello che siamo, umani. Grazie. Allora ringrazio tutti. Fabio, tu vuoi dire qualcosa su questo trailer? Guarda, io innanzitutto faccio i complimenti a Luca per il trailer che è bellissimo. Io ho avuto la fortuna e l'onore di poter lavorare con la professoressa Cita alla fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 per il catalogo delle formazioni geologiche italiane e partecipai a questo gruppo di lavoro che è durato, diciamo, dal 1999 al 2007. Fu per me l'inizio del lavoro nel mondo della stratigrafia, della geologia in generale e conobbi subito questo personaggio che aveva ancora un carisma incredibile. Per me è stata un'esperienza fantastica che mi ha veramente dato tanto e mi ha consentito, come diceva Paola, di aprirmi su un mondo che per me era completamente sconosciuto. E lei poi, ripeto, ti coinvolgeva come nessuno mai. Che bello, grazie. Allora speriamo l'anno prossimo di vedere il documentario, no? Luca, facciamo questa previsione ottimistica, dai. Direi di sì. Tieni conto che un po' effettivamente il processo si è rallentato per problemi che insomma sappiamo tutti che sono successi negli ultimi 10 mesi, insomma. Quindi sì, sicuramente l'idea è quella. Ora vogliamo anche iniziare una raccolta di fondi per poter chiudere la parte di lavoro che manca. E sì. Alla fine la grande parte di lavoro è stata fatta. Si tratta solamente di mettere assieme i pezzi che mancano e poi poter diffondere questo bellissimo documento, secondo me. Beh, speriamo veramente, dai, all'anno prossimo allora, è una promessa. Dai.